Allora Giampaolo, sono anime queste qui, parlami un pochino di queste anime. Parlare dell'anima sarebbe bello, io cerco di dipingerla con tanta presunzione ma anche con divertimento, sapendo che poi dopo è un esperimento quasi impossibile, però mi dà modo di continuare questa ricerca, come dire, di scarnificazione della figura. Ho fatto mostre che si intitolavano Ombre, quindi dalla figura corposa alle ombre e poi cercare ancora di più, in fondo dentro noi stessi, quello che è il senso e diciamo il nocciolo della questione umana irrisolvibile, di questo atteggiamento quotidiano verso la vita che ancora non riusciremo mai a capire. E tutto questo io chiamo anima. Poi voler dipingere un'anima è una cosa di una grande presunzione, ma voglio dire, in pittura si può fare, tutto è lecito, ma anzi io vorrei approfittare per ringraziare Lucca, che è questa bellissima città metafisica, che mi ha dato l'occasione di fare una mostra che era anni che io avevo in testa di fare e magari avevo certi impedimenti da parte del mercato, perché si sa comunque il mercato dell'arte spesso preferisce quadri sì di qualità ma anche quadri diciamo più accettabili, come dire, meno duri per quanto riguarda il mondo del collezionismo. Questa è una mostra particolare, nuova per chi conosce il Talani classico, non nuova per me perché è tanto che faccio questa ricerca. Quindi spero che l'emozione che io vorrei dare con questa nuova figurazione oppure non figurazione possa essere trasmessa allo spettatore, insomma, possa suggerire, come dire, ecco, un po' di anima. Concludiamo con una battuta, insomma, l'importante è avere un'anima e quindi cerchiamocela. Bene, bene, signor Paolo, grazie. Auguri. Ciao! Là, ciao. Thank you.
detto già il senatore Marcucci, i rapporti col territorio, la famiglia di origine di Orfagnano è una specie di obbligazione di terra, se è andata in quei da Livorno, soltanto Pisa per fortuna. Mi ringrazio San Vincenzo. Ha altri rapporti con l'Evo Luca, ce le dica. Ma sai, io dico, ogni storia è una bella storia quando si può raccontare e far, diciamo, anche godere della storia stessa che ascolta. Beh, con Luca è una storia antica, perché intanto radici garfagnine, ok? Ma poi Luca, io mi ritrovo a Luca all'età di 17 anni, per il liceo artistico, che era il liceo più vicino, negli anni 70, più vicino più o meno a San Vincenzo, dove abitavo con mio padre, che sembra appunto a Galli, poi è sceso a mare, ma trovando la sua vita e anche la sua fortuna in Riviera. Io volevo fare il liceo artistico, il più vicino era Lucca, ok, ti mando a Lucca, però non libero, ma assolutamente in collegio, perché ero un tantinello scapestrato, e allora mi ritrovo ad essere nel collegio di via Santa Chiara. Santa Chiara, no? Cioè, davanti a Villa Puttini. Sì. Frequento la succursale del liceo artistico di via Fennungo, che è la succursale Alba, era la succursale Alba via dei Fossi. Quindi un anno intero a Lucca, più fuori dal collegio che dentro, che poi scappavo la notte e anche il giorno non c'era mai il collegio, finché dopo un anno, fatto il liceo artistico e vissuto a Lucca, a pieno, che per me bisogna pensare agli anni 70, uscire da un paesino quale era quello di 5.000 anni e venire in una città come Lucca, che è piccola ma a me sembrava grande, erano ovviamente altre visioni del mondo che si avevano. Quindi un anno vissutissimo a Lucca, amando molto Lucca, perché non si può non amare questa città se non altro solo per le sue bellezze, questa metafisica continua di piazza in piazza, di chiesa in chiesa. E quindi insomma, è un'educazione al gusto sempre, chi poi frequentava una scuola per educarsi proprio ad un gusto artistico era il massimo. E quindi questa è la mia prima storia con Lucca. Ci ritorno a Lucca sollecitato da Lucca stessa in una mostra nel 2000, invitato da Vittorio Sgarbi e dal comune di Lucca, la mostra Villa Bottini, quindi proprio davanti al museo, a quello che era il collegio di Santa Chiara. E già questo. Prego? La mia casa, esatto, adesso non è più, io sono ritornato, esatto, dentro nell'atrio di quel collegio qualche giorno fa, cioè all'esterno qui la mostra, mi sono ritrovato a passare, ho detto ma poi andate a vedere che c'è dentro, sono è tutto rimasto uguale, però non è più un collegio, sono stato. Senza contare che poi, ma sono aneddoti, ma aneddoti importanti che ti legano una città, la patente di guida preso qui a Lucca, sulle mura, quando ancora si poteva andare a fare scuola di guida sulle mura. Facevo parte della squadra del liceo artistico, della squadra di fondo, correvo e si facevano le gare sulle mura, 4,5 km, se non mi pare, continuamente a correre sulle mura, perché appunto facevo parte di questa, della squadra del liceo artistico, mai arrivato prima, ma insomma mi piazzavo benino. Mi ritrovo dopo tanti anni con Luca che mi chiama per un'esposizione molto importante, tra le mie più importanti, presentata da un personaggio come Sgarbi, che sceglie la sede e sceglie me per questa sede. E qui casualmente dico, ma guarda, dopo tanti anni mi ritrovo qua in questa città. E già questa è una bella storia. Contemporaneamente, qualche anno dopo, con la storia che appena, piccola, che ha appena raccontato Andrea Marcucci dell'affresco di Santa Maria Novella, e qui do una piccola novità piacevolissima, non la credo, non la sappia neanche Andrea, e lo ringrazio ancora di più perché l'amicizia l'ha dimostrata subito e abbiamo vinto, cioè quest'opera che io ho fatto, lui ha difeso, 2 settimane, 3 settimane fa, è stata dichiarata dalle belle arti opera d'arte di interesse pubblico, quindi avrà un seguito, sarà lì sempre e avrà anche qualcosa di più, sarà diciamo valorizzata, poi andremo a vedere. E questo è bello perché lui ci ha creduto subito, la difesa, io naturalmente quando l'ho fatta non pensavo al sasso dello stagno che andava a tirare, ma dopo 8 anni il Ministero delle Belle Arti della Toscana di Firenze hanno dichiarato che è un'opera d'arte
e quindi ha vinto l'opera, anche perché quando andai a Roma molto impaurito a chiedere aiuto ad un certo Andrea Marcucci, provo ad andare a sentire questo signore perché lui forse è nell'ufficio giusto per poterti aiutare, il caro Andrea e soprattutto un suo collaboratore appena mi ricevettero, io ero pieno di paura e andai a esporre questa mia paura, se questo affresco, ma si può avere un rinnovo di questa, del permesso di tenerlo, e il collaboratore, compagnone suo, guardandomi disse: sarà difficile, al sottosegretario non piace per niente quest'opera, gliela fanno togliere da là. E lì mi sentì veramente orribile, sono caduto veramente nella brace, come se, e mi fecero stare male lui e il suo aiutante, non tanto, ma quei 5 minuti terribili che sembrano 50 anni. Per poi dopo con un sorrisetto dire: ma questo affresco non ci piace molto, si può difendere, si può andare avanti. Da lì siamo diventati amici con uno scherzo, ma avete fatto star male davvero, e adesso Andrea questa cosa, diciamo, ce l'abbiamo fatta. Bene, quindi Luca arriva, se ne va durante tutti gli anni della mia vita, e ahimè ormai sono abbastanza gli anni della mia vita, fino a qualche mese fa, quando Marco Palamidessi mi chiama e mi dice: ma guarda, vogliamo una mostra importante, Luca chiede una mostra importante, la Fondazione Banca del Monte vuole una bella mostra, abbiamo pensato a te. Intanto come dire di no, perché ritorna Luca come un basso continuo che si ripete sempre piacevolmente, perché io da questa città ho avuto la gioventù, o parte della gioventù, ho avuto le amicizie e ho avuto gli amici, e soprattutto ho vissuto in una città, un periodo lungo, una città molto molto bella. Quindi dico: ok, ma perché no, andiamo a vedere cosa mi mette a disposizione la Fondazione. La Fondazione mi mette a disposizione tutto, c'è una mostra, un catalogo, una sede, una piazza bellissima, e cominciamo a costruire questa mostra. E io dico alla Fondazione, e questo è il mio ringraziamento più grande alla Fondazione, dico: sì, però questa volta facciamo una mostra mia, come dico io, non perché le altre non siano mie, ma giustamente i miei colleghi lo sanno, chi lavora nel mercato dell'arte, al di là della qualità artistica che sempre ha il dovere di dare, poi ci sono anche regole che vanno gestite e decise assieme a quello che è il mercato dell'arte, ai galleristi, ai mercanti, per il semplice fatto che loro investono su un artista, investono sugli eventi, e naturalmente l'investimento deve ritornare, si parla di, appunto di mercato. L'artista è libero, ma sempre con certe condizioni al quale deve per forza sottostare, riguardo ad una produzione sempre di qualità, ripeto, perché questo è il minimo etico che si deve dare, ma spesso bisogna anche doverosamente per il pubblico e per le gallerie andare a disporre cose, come dire, ben comprensibili, soprattutto piacevoli, diciamo che siano in linea con un mercato del gusto, insomma, in una parola molto secca, vendibili, ecco. E questo sì è stata anche la mia fortuna di artista, avendo avuto la fortuna di incontrare il gusto di un mercato che via via faceva crescere il mio nome, grazie ad opere diciamo di una poetica che è stata sempre accettata. Ma contemporaneamente io, come credo molti altri miei colleghi, hanno sempre portato avanti, io ho sempre portato avanti una mia ricerca personale, magari un po' nascosta, più intima, e quindi naturalmente meno vendibile, è un po' più dura diciamo, per quanto riguarda le leggi di mercato, e sempre tenuta nel cassetto. Bene, a questo punto Luca mi offre questa mostra, la Banca del Monte accetta questa mia condizione, questa mia richiesta, facciamo una mostra con le mie cose che la maggior parte della gente che mi conosce non conosce, una mostra intima. E tiro fuori questo nome che ho tanto, questo titolo che avevo in testa, Anime, una mostra dove io vado cercando, come credo tutti noi, quello che poi dopo siamo, l'essenza di noi stessi, l'essenza degli altri, la condizione umana, tutti questi interrogativi irrisolvibili che da sempre l'uomo fa, e naturalmente l'artista si fa addosso e lo traduce poi con il proprio lavoro. Io avevo questa produzione che neanche i miei galleristi, qui c'è in sala uno che lavora con me da tantissimo tempo, il mio migliore gallerista, anche un amico,
che neanche lui conosceva questa produzione, ma no, perché uno non la fa vedere, fa vedere altre cose, le altre le tiene nel cassetto con scaldandole, dicendo ma prima o poi si potranno tirare fuori. Bene, questa è l'occasione, io ringrazio la Banca delle Volte per avermi dato l'occasione di aver fatto una mostra intima mia da dare l'intimità agli altri. Quindi queste anime che ho tenuto nel cassetto nascoste per tanti anni e che molti non conoscano, spero che possano dare quell'emozione che hanno dato a me e che continuano a dare nel crearle. Quindi abbiamo la fortuna di vedere l'animale originale. Ora, per faccio una domanda che normalmente si fa ai pittori che passano da qui, specialmente quelli un po' fermati. La domanda è questa, si vive di solo arte nel nostro paese? Beh, se le rispondo io le dico di sì, si vive dignitosamente, quindi si può vivere dignitosamente. L'importante è che questo paese continui a far vivere le arti, e qui naturalmente le istituzioni sono importanti, è importante tutto, anche quella politica che sempre meno adesso dà alla cultura, perché la cultura è importante perché forma l'idea del bene. Un giudizio sul personale, però prima facevo quando è che cominciato a dire di più avanti posso vivere l'arte? Quando è stato facile, perché hai fatto l'accademia? No, non è stato facile. Hai fatto l'accademia? Sì, sì. Artistico, metà Lucca, metà Firenze, accademia di belle arti a Firenze. Beh, non è stato facile nella vita, cioè la vita è importante perché ti insegna intanto ad essere umile e ad amare quello che fai e a risolverti. Beh, piano piano, non lo so, non mi ricordo la strada, perché succede tutto lentamente, ma poi quando arrivi a riassumere nella testa è tutto il freddo, un po' come la vita. Piano piano ho cominciato a filtrare questo mio messaggio, mediante le prime mostre degli anni, i primi anni 80, mostre fiorentine, mostre toscane, questo fare mio del pitturare che vedevo che era molto, mi stupivo molto di vedere come la gente si avvicinava a me, quadri, queste prime danne di fiorentine, addirittura le compravo, questo da una parte mi meravigliava, mi dava rimanevo incredulo, un po' mi sconvolgeva, per poi la paura di non poter resistere a mantenere, poi non so, ecco, è cresciuto piano piano, però la storia non saprei dirla, fino a ritrovarmi a dire, beh, posso vivere d'arte. Per un artista che vale, un artista che ha costanza e coraggio, c'è questa strada, questo è un messaggio. Sì, soprattutto io, il messaggio che do a molti giovani artisti che vengono magari a me a chiedere un consiglio, io dico che la prima cosa è da dare la verità, cioè la tua verità, la sincerità. Se c'è una sincerità, qualcuno la capisce, qualcuno è disposto a sposarla. Allora, vediamo la mostra, penso le domande e passiamo sulla mostra. Tutto il pittore parla il critico, parla l'organizzatore. Le domande sono queste. Allora, mi sembra che ci sia prima una prima parte, nella sala più bassa, dove ci sono dei personaggi che a poco alla volta stanno diventando anime, poi si va su, ci sono proprio le anime. Cos'è l'anima per te? Anche questa è una domanda personale, voglio. Una bella domanda, perché il fatto che io tenti di farne o di intitolare una mostra con questo, per dire cos'è l'anima. L'anima è quello che noi sentiamo dentro e che non afferriamo. L'anima è un momento nostro che possibilmente si può dare agli altri, è un momento molto vero degli altri che possibilmente dovremmo cercare di dare a te per crescere insieme. È un sentire, forse è un suono, o forse è, non so, è l'ottava nota, il sesto colore che non esiste, l'ottava nota che non esiste in questo mondo, un qualcosa che sentiamo dentro e che non afferriamo. Io parlo dal concetto che un'anima non l'afferri, un'anima come un'ombra, perché le mie anime vengono dalle esperienze, dallo studio, ho fatto mostre che si intitolano ombre. E l'ombra è una cosa bella, una cosa strana, l'ombra è una cosa che intanto si allunga, non l'afferri e neanche il mare la può bagnare, è intoccabile, però ti accompagna e ti fa capire che sei vivo.
L'anima è un'ombra interna, ecco, l'ombra la vedi, non la tocchi, ma la vedi, l'anima non la vedi, ce l'hai dentro, secondo me se c'è una collocazione dell'anima è dietro la schiena tra le scapole, lì forse ci può stare l'anima, ma anche per il gesto che abbiamo tutti tra noi quando ci amiamo, ci vogliamo bene, di abbracciarci, si spinge sempre la mano verso le scapole per tirare l'altra schiena, ecco, secondo me è un modo di portare la mano all'anima dell'altro, ma questi sono concetti miei, concetti poetici, che poi io cerco di tradurre in pittura. Le mie, dalle ombre, che un'ombra è sempre scura, ovviamente, obbligatoriamente, se no non potrebbe essere un'ombra, beh, diciamo le mie anime sono ombre luminose, questo è quello che ho potuto fare. Poi c'è nella tua, nei tuoi quadri spesso il pesce, ecco, spiegaci questo pesce, se avete domande dopo del pubblico che te lo vedo. Ah, il pesce appartiene a tutta una mia simbologia, il bestiario simbolico, molto intimo, il mio pesce non è mai il pesce, si compare spessissimo, ma è un mistero, perché tanto un pesce già come forma è misterioso, se non nessuno di noi avesse mai visto un pesce, credo che pochi o nessuno di noi saprebbe rappresentarlo. Sappiamo cos'è un pesce solo perché lo vediamo, è una forma talmente diversa da tutti gli altri, diciamo, esseri viventi. Il pesce non è quello da pescare o da mangiare, ma soprattutto un simbolo, ma è una speranza che si spera di trovare un giorno, chi è che di noi non spera un giorno di trovare una gran bella novità che ci possa far vivere meglio e più sereni? Io che sono un uomo di mare, perché la novità, diciamo, il simbolo può essere un pesce, poi con questo può avere anche, come disse Sgarbi nel 2000, un simbolo cristologico, se vogliamo, antichissimo. Quindi è tutto quel mistero che è racchiuso nella forma strana del pesce, nel silenzio del pesce. Ricordiamoci che i pesci provano dolore, ma sono quelli che fanno meno pena perché non lo possono esprimere, a differenza di tutti gli altri animali, a differenza nostra. Ed è un mistero profondo come il mare, un mistero profondo come l'uomo. L'ultima domanda, protagonisti dei tuoi quadri sono paesaggi, sono animali, la natura, sono gli uomini, anzi un uomo, una figura umana che si ripete. E sono detto su mica per caso dottor Bartelloni, però tu l'hai dimenti prima di conoscere il dottor Bartelloni, quindi secondo me, ecco, dimmi se è giusto, sembra che somiglino all'autore stesso, sia un po' una forma di autoritratto continuo che percorre un po' tutta la vita insieme al percorso d'arte. Beh, assolutamente, ma è tutto un autoritratto. Ora, naturalmente, chi si esprime con un'arte figurativa, ovvio che è più portato a rappresentare e a far vedere, no? Quindi a farsi riconoscere, ma anche chi scrive, chi parla, chi si vede, quando ci vestiamo, quando camminiamo, chi recita, chi balla, è tutta una forma di esprimere noi stessi. Ovvio che in un artista o comunque in un pittore che fa arte figurativa è più vicino a questa, si può agganciare meglio. Poi, insomma, i protagonisti della nostra vita siamo sempre noi, i primi protagonisti che guardiamo da una finestra, che è quella della nostra mente, guardiamo gli altri, guardiamo il mondo, e guardiamo noi nel mondo, perché è possibile immaginare un mondo dove te non ci sei dentro e non lo cavalchi, non lo vivi, non lo soffri. Quindi poi è un classico, ecco, sempre, tutti gli artisti dall'età della pietra d'ora hanno cercato di autoritrarsi all'interno di quelli che poi dopo non sono altro che i nostri dubbi, che sono i dubbi di tutti. Allora, grazie a Parani.